assessore regionale accusato di morosità. Se negli ultimi giorni si era fatto un gran parlare di multe non pagate da parte del centrodestra, vedi caso Lorenzo Sospiri, dopo quell'episodio era scoppiato un vero e proprio putiferio sui nomi di tanti altri esponenti politici in debito con pagamenti. Oggi a balzare alle cronache è Mario Mazzocca, che secondo i documenti al vaglio della Forestale sarebbe in debito di 19.500 euro per bollette acqua non pagate, causando un'ipoteca su un suo immobile chiesta e poi successivamente cancellata dalla Soget stessa, accuse che non lo vedono indagato e che non lo preoccupano. Sono tranquillo, la tranquillità mi deriva dalla linearità dei miei comportamenti che ho sempre avuto. Sono convinto che il tutto si riuscirà a chiarire, spero nel più breve tempo possibile, affinché si possa accertare davvero la verità. Se tale confusione non bastasse, l'ex sindaco di Caramanico finisce alle cronache per un ulteriore caso, quello sotto la lente della magistratura di Sulmona, per un piano regolatore che avrebbe consentito di urbanizzare il doppio delle aree verdi rispetto a quello precedente. Ma anche in questo caso Mario Mazzocca si affida al lavoro della magistratura senza timori. L'aspetto di Sulmona credo che si possa magari affrontare più velocemente, atteso che è stata già presentata una memoria da parte del mio legale che a breve dovrei essere audito dalla competente procura.